Anticipazioni un po' sta al sole. Trama puntate dal 19 al 23 aprile 2021. Il dramma di Ernesto. Si consumerà un dramma nei prossimi appuntamenti della soap partenopea Un posto al sole. Franco, dopo aver appurato che Ernesto Gargiulo è l'esecutore dei sabotaggi ai cantieri, tenterà di portarlo dalla propria parte. Pietro però se ne accorgerà e sul povero manovale incomberà una pesante minaccia che a quanto pare si tramuterà in amara realtà. Sì, perché dal momento che l'azienda di Ferri rischierà di essere messa sotto sequestro e Nico dovrà occuparsi di un caso molto delicato, pare che a morire sarà proprio l'operaio. Ma non sarà l'unica vicenda a spiazzarci. Speranza dimostrerà di aver raccontato una grossa bugia, mentre le parole di Barbara sconvolgeranno ancora una volta la dolce Clara. Lunedì 19 aprile 2021. Rossella prova a fare un passo indietro verso Patrizio e a riavvicinarsi a lui. La giovane sente di amarlo ancora e di essere in grado di perdonarlo. Lui però è ancora in bilico tra i sentimenti per lei e quelli nuovi per la Curcio. Nel frattempo Clara si scontra con Barbara Filangeri. Il confronto che ne scaturisce è molto aspro e prende sempre più consapevolezza di quanto sia stata ingenua con Alberto. Non avrebbe dovuto mai credere alle sue parole. Ciò che cosa provocherà? Una nuova pesante discussione tra i due? Più tardi Renato, dispiaciuto per Jimmy, che vorrebbe andare a Berlino con Serena e la piccola Irene, prova a trovare una soluzione con Nico, il cui lavoro allo studio si fa sempre più pressante. Giulia, informata dei fatti, prova a trovare una soluzione valida. E all'improvviso, ecco che una geniale idea le viene in mente. Martedì 20 aprile 2021. I disperati tentativi di Franco e Iodice per portare Ernesto Gargiulo, ormai smascherato, dalla loro parte, non danno purtroppo i risultati sperati. A complicare ulteriormente la situazione, proprio quando l'uomo finalmente sembra essersi convinto, è l'arrivo di una pesante minaccia da parte della mente dei sabotaggi dei cantieri. Pietro Abbate infatti costringe il manovale ad arrendersi. Nel frattempo la Graziani è sempre più sconfortata a causa della fine della sua relazione con Patrizio. Le strade dei due ragazzi infatti sembrano essersi divise per sempre. Clara intanto soffre e si rende conto di aver fatto malissimo a riporre tutta la sua fiducia in Alberto. Anche quest'ultimo non se la passa affatto bene. E ancora una volta è succube delle ingerenze della sua datrice di lavoro. L'uomo non riesce proprio a reagire. Mercoledì 21 aprile 2021. Gli sforzi di Renato per risolvere i malumori del piccolo Jimmy sono ben ricompensati. Nelle vesti di supernonno riesce, grazie all'aiuto di Giulia, a realizzare il sogno del suo amato nipotino. Ernesto, rassegnato, scopre che dovrà pagare a caro prezzo il fatto di essersi rifiutato di assecondare i piani dei suoi superiori, ovvero Biagio e Pietro Abbate. Quest'ultimo continua a creare di nascosto problemi a Ferri, che ad un tratto si ritrova coinvolto in una nuova situazione di grande difficoltà ai cantieri. L'azienda, a causa dei continui incidenti e sabotaggi, è in crisi economica. Michele si augura di essere ingaggiato presto da un'altra emittente radiofonica, mentre a casa Poggi si respira un clima di serenità. Renato si accinge a preparare i bagagli, in quanto non vede l'ora di accompagnare Jimmy a Berlino, dove vi sono Serena e Irene. Giovedì 22 aprile 2021. Si verifica un tragico avvenimento, qualcosa che lascia Franco impietrito. Esso riguarda Ernesto e la vicenda che lo riguarda lascia innumerevoli interrogativi aperti. Boschi comincia a riflettere su cosa possa esserci dietro, mentre Roberto prova a scongiurare in tutti i modi il rischio che la sua azienda venga messa sotto sequestro. Nel frattempo Renato e Jimmy si godono la loro vacanza a Berlino, mentre Nico lavora su un caso molto delicato, pronto a metterlo in crisi. Il giovane avvocato però ancora non sa che qualcuno a lui vicino potrebbe venire in suo soccorso. Più tardi la bellissima nipote di Mariella, Speranza Altieri, lascia Napoli.
Samuel continua a struggersi d'amore per lei. Non riesce a dimenticarla. Vittorio, invece, allontanata ogni tentazione, tira un sospiro di sollievo che però non dura affatto a lungo. Venerdì 23 aprile 2021. Franco continua la sua scrupolosa indagine ai cantieri, mentre Roberto si prepara a ricevere un'altra visita da parte di Pietro Abate, che ha sempre più losche intenzioni nei suoi riguardi. Silvia e Raffaele si preoccupano per Michele, che è ormai stanco e stufo della forzata permanenza a casa. Il giornalista spera di essere contattato al più presto da un'altra radio. Purtroppo non sta vivendo l'attesa nel migliore dei modi. Guido è molto contento dell'improvviso e inaspettato ritorno a Napoli di Speranza. Non può fare a meno di metterla in guardia a proposito della bugia raccontata in famiglia. La ragazza dunque ha mentito sia a Samuel che al giovane del bue? Non ha alcun segreto da nascondere? Samuel, quando tutto sembra perduto, si imbatte finalmente in modo insolito nella ragazza. Tra i due nascerà qualcosa? Vittorio cosa ne penserà? Anticipazione un po' sta al sole. I cantieri nel mirino delle indagini della polizia a causa di un evento tragico. Atti drammatici si vivranno nei prossimi appuntamenti di Un posto al sole. Ernesto Gargiulo, nel tentativo di liberarsi di Franco Boschi e dunque compiere l'ennesimo sabotaggio ai danni dei cantieri, tramortirà il nostro protagonista in modo da portare a termine i nuovi compiti che gli verranno commissionati. Il cellulare del Boschi a un tratto inizierà a squillare e a Gargiulo manifesterà proprio in quegli stessi istanti intenzioni poco nobili nei suoi riguardi. Per fortuna per il Boschi non ci saranno conseguenze nefaste. Tuttavia comincerà a vedere Ernesto sotto un'altra luce e inizierà a indagare approfonditamente su di lui, arrivando a definirlo come l'esecutore materiale degli incidenti che stanno rovinando gli affari di Ferri. Nel frattempo il losco affarista Pietro Abate si paleserà al cospetto sia di Franco che di Roberto. E quest'ultimo, dopo un confronto, comincerà a nutrire non pochi sospetti sul nuovo arrivato. E non ne avrà tutti i torti. Farà benissimo a non fidarsi di lui. Piano piano anche il marito di Angela comincerà a sospettare che la faccenda dei sabotaggi sia molto più grande di quanto si possa immaginare. Gli spoiler a riguardo anticipano che assisteremo a delle puntate davvero esplosive. A breve, infatti, accadrà qualcosa che romperà tutti gli equilibri tra Pietro Abate, la mente degli incidenti ai cantieri, ed Ernesto Gargiulo, l'esecutore materiale. Il rapporto di fiducia vacillerà e rumors indicano che qualcuno ci metterà le penne. Franco e Iodice, infatti, cercheranno di portare Ernesto dalla loro parte, ma i loro sforzi non daranno i frutti sperati. A complicare ulteriormente le cose, inoltre, vi sarà una grave minaccia. Gargiulo, in altre parole, scoprirà che potrebbe pagare a caro prezzo il fatto di essersi rifiutato di assecondare i piani di Biagio e di Pietro. Tutto questo mentre Roberto si ritroverà coinvolto nell'ennesima situazione di grave difficoltà ai cantieri e dovrà fare di tutto per evitare che l'azienda venga messa sotto sequestro a causa di un fatto gravissimo che sconvolgerà tutti i dipendenti. Occhio dunque ai prossimi appuntamenti trasmessi da Rai 3. Anticipazione un posta al sole, prossime storyline. Guido smaschera la nipote Speranza. A colorare attualmente le puntate di Un posto al sole sono storyline dal gusto drammatico. Basti pensare alla storyline degli incidenti che stanno mandando in rovina l'azienda di Ferri, fino alla love story ormai giunta al capolinea tra Alberto Palladini e Clara Curcio, la quale ha vissuto dei momenti di paura a seguito del colpo di testa del compagno, il quale, come ben sappiamo, le ha portato via il piccolo Federico. Per fortuna, oltre a questi intrighi, le nuove puntate di Un posto al sole prevedono anche qualcosa di decisamente più leggero, volto a smorzare la drammaticità insita nei filoni narrativi elencati. Già nelle scorse anteprime abbiamo avuto modo di parlarvi di Speranza, una nipote di Mariella Altieri, una ragazza dolce e affascinante che nasconde un segreto. Samuel e soprattutto Vittorio resteranno incantati dalla sua bellezza e faranno di tutto per non lasciarsi coinvolgere da lei. Ma non sarà affatto facile.
Guido nel frattempo si renderà presto conto che la nipote, appena arrivata, non è affatto facile da gestire. Comunque sia, a vestire i panni della bella Alchieri è Mirasole Di Maio, giovane attrice già nota al mondo delle fiction e delle serie TV per le sue partecipazioni alla nuova squadra Spacca Napoli. Nei prossimi appuntamenti Speranza lascerà Napoli improvvisamente. Rattristato dalla sua partenza, Samuel comincerà a struggersi per amore, mentre Vittorio, allontanata ogni tentazione, sembrerà tirare un sospiro di sollievo. Il giorno dopo però, misteriosamente, la giovane farà ritorno a casa degli zii. E Guido, nervoso, la inchioderà di fronte alla bugia raccontata in famiglia. Che cosa succederà poi? Alle prossime su Cose News. Un post al sole, news e interviste. Barbara, nonostante la sua insita cattiveria, sta conquistando il pubblico di Rai 3. A rivelarlo è Mariella Valentini, l'attrice che veste i suoi panni. Le vicende della popolare soap partenopea non smettono di entusiasmare il pubblico a casa. E a dimostrarlo sono gli ascolti. In particolare negli ultimi tempi l'ingresso di nuovi personaggi sta dando nuova linfa all'amata soap trasmessa dal lontano 1996 su Rai 3. Tra le new entry più amate e odiate dai fans vi è sicuramente lei, la Dark Lady, Barbara Filangieri, interpretata dalla bravissima Mariella Valentini. La nuova datrice di lavoro di Alberto Palladini, nonché sua amica di famiglia, tiene sotto scacco l'uomo già da diversi mesi. È completamente ossessionata da lui e ha mandato in frantumi tutti i progetti del Palladini e Clara, che non poco tempo fa erano in procinto di convolare a nozze per realizzare il loro sogno d'amore. In una recente intervista, la Valentini si è soffermata a parlare del suo personaggio, spiegando che Barbara è una donna bieca e che quando ha accettato la parte non aveva idea che avrebbe combinato tutto quel caos nella vita della dolce Curcio e di Alberto. Nonostante questo, è felice di questa nuova opportunità lavorativa che le è stata offerta, in quanto i bei ruoli per una donna che ha superato una certa età nel mondo delle fiction e delle serie TV ad oggi sono davvero pochi. La Filangieri ha una forte influenza su Alberto. È lei che gestisce lui, che muove i suoi fili. L'attrice, come ben ricorderete, è famosa anche per aver interpretato Giulia Blasi nella soap Vivere, nonché la giornalista bistrattata di Nanni Moretti nel film Palombella Rossa. Seguiva già un post al sole, in quanto era la soap preferita della sua mamma. Ha molto a cuore dunque questa trasmissione ed è felicissima di vestire i panni della sudola Dark Lady. Mariella, nella sua lunga carriera, ha sempre impersonato personaggi buoni. Ritiene però che il pubblico, in generale, abbia più memoria dei ruoli cattivi. Barbara, a tale riguardo, non è di certo una donna positiva di cui fidarsi, pronta a fare il bene. Al contrario, ama gli intrighi, ottenere ciò che vuole, anche ferendo gli altri. Nonostante questo, ama indossare i suoi panni, in quanto le sta consentendo di allargare le sue corde interpretative, nonché i suoi orizzonti. L'attrice crede che più un personaggio è lontano dalla personalità di chi lo interpreta, più entusiasma e diverte. All'inizio la Filangieri ha lasciato perplessi e smarriti un po' tutti. Ora, al contrario, la trama giornaliera non può fare a meno di lei. Barbara è un'imprenditrice molto forte e credibile. E questo dà molta soddisfazione. Mariella Valentini, inoltre, nella sua lunga intervista, ha rivelato che recitare è sempre stato il suo forte desiderio. Non ne ha mai fatto però la sua ragione di vita. Infine, parlando delle sue passioni, ha ammesso di essere affascinata dalla possibilità che esistano nuove forme di vita nell'universo. Il mondo degli extraterrestri la incuriosisce, e non poco, fin da piccola. Ritornando a un posto al sole, sappiamo che a breve Clara e la sua antagonista si lasceranno andare a un forte confronto, dove la Curcio trarrà un'amara conclusione. Ma c'è dell'altro. Alberto, stanco delle continue ingerenze della donna nella sua vita sia privata che lavorativa, diventerà sempre più cattivo. Cosa combinerà? A rivelarcelo saranno le prossime imperdibili puntate.
Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.